Il recente viaggio apostolico in Corea è stato protagonista della catechesi di Papa Francesco all'udienza generale. Pensando a un paese dinamico, proiettato verso il futuro, il pontefice ha ricordato con gioia l'esempio di quei laici che abbracciarono la fede cristiana per farne una regola di vita, testimoniata fino al martirio. Un coraggio e una fedeltà che oggi possono fiorire anche nel cuore di tanti giovani alla ricerca di qualcosa per cui valga la pena vivere. Nella storia della fede in Corea, chiarito Papa Francesco, si vede come Cristo non annulla le culture, non sopprime il cammino dei popoli che attraverso i secoli e i millenni cercano la verità e praticano l'amore per Dio e per il prossimo. Ciò che invece Cristo combatte e sconfigge è il maligno, che semina zizzania tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, che genera esclusione a causa dell'idolatria del denaro, che semina il veleno del nulla nei cuori dei giovani. Questo sì, Gesù Cristo lo ha combattuto e lo ha vinto con il suo sacrificio d'amore. E se rimaniamo in Lui, nel suo amore, anche noi, come i martiri, possiamo vivere e testimoniare la sua vittoria.